compagnia dell'architetto Alessandro Pedron qui negli spazi del Friuli Future Forum a Udine per parlare di Copyright Italia, una mostra allestita in occasione dell'Unità d'Italia che ha raccontato un po' i marchi e i loghi dell'industria italiana del dopoguerra. Perché è stato realizzato tutto ciò e con quale messaggio? Il messaggio era quello di mostrare in un unico evento, appunto in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, l'eccellenza del culturale industriale italiana nel periodo appunto fra il 1948, data della firma della Costituzione, e il 1970, data dell'istituzione delle regioni. Questo periodo della ricostruzione, periodo di grande fermento da tutti i punti di vista, anche economico, l'incremento del PIL molto, molto, molto importante, la voglia di partire, di ricominciare appunto dopo l'evento della guerra, dove i semi dell'industrializzazione c'erano già ovviamente nel periodo antecedente, la guerra ha annullato tutto e quindi la voglia di fare, di intraprendere, di costruire. Sappiamo che poi in questi anni è nato quello che poi è diventato il Made in Italy, il disegno industriale. Appunto, marchi e brevetti che resistono tutt'oggi. Marchi e brevetti che resistono ovviamente ancora tutt'oggi. Il luogo dove si è svolta la mostra è l'Archivio Centrale dello Stato, dove sono conservati buona parte di, appunto, dei documenti ufficiali di deposito appunto del marchio e del brevetto in Italia, addirittura dal 1860 Unità d'Italia fino alla metà degli anni 60, poi è stato spostato in altri depositi. E quindi, partendo da questo, la mostra si chiama Copyright Italia, prodotti, marchi e brevetti, appunto su questo tema si è poi svolto tutto quanto. Luciano Scale invece è l'ex direttore generale degli Archivi Centrali dello Stato Italiano, con l'ente che ha custodito tutte queste peculiarità dell'industria italiana dal dopoguerra ad oggi, ma ha vissuto anche, diciamo, la fase dell'ultimo ventennio. Ecco, quindi che insegnamento lasciano questi marchi, questi brevetti alle imprese di oggi? Diciamo che i marchi, i brevetti e le invenzioni sono custodite dallo Stato presso l'Archivio Centrale, ma diciamo le imprese italiane, sia quelle grandi che quelle piccole e medie, hanno i propri archivi e alcuni sono dichiarati di interesse storico e quindi vanno tutelati e salvaguardati. È un patrimonio enorme, un patrimonio importantissimo, molto poco conosciuto. E solo oggi alcune aziende hanno capito l'importanza di questi archivi, perché in questi archivi è contenuta la memoria e l'identità dell'azienda. E l'azienda sempre di più comprende come andare a ricercare nella propria storia gli elementi identitari che consentano poi di ripercorrere anche nel presente e nel futuro, diciamo, tutto il patrimonio di innovazione e dei prodotti che vengono proposti al pubblico. Per cui diciamo non solo soltanto una memoria storica o un fatto conoscitivo per intellettuali, sono realmente un materiale molto vivo che consente alle aziende di poter identificare, diciamo, la propria missione e poterla meglio precisare nel presente e nel futuro. Quindi sostanzialmente creare una rete di archivi d'impresa, far sì che il patrimonio costruito dallo Stato e quello dei privati possa essere messo in rete, possa essere conosciuto, apprezzato e salvaguardato ancora meglio, io ritengo che sia un'impresa di grande interesse e infatti l'iniziativa ha riscosso un certo interesse. Soprattutto perché sempre di più oggi le imprese sono chiamate a delle sfide globali e il marchio, l'identità è una cosa fondamentale. Sì, per fare solo un esempio, quello dell'ENI che ha investito moltissimo nel proprio archivio storico e che ha fatto sì che l'archivio storico stesse in stretto contatto con la comunicazione dell'ENI stesso, si comprende come questo marchio abbia avuto un'importanza decisiva nella storia e come l'ENI abbia per esempio pubblicizzato questo marchio attraverso una serie di mostre che ha portato in tutta Italia e come all'interno di questa storia dell'ENI ci siano una serie di elementi che valgono per il presente e per il futuro.